Buonasera Trion, buonasera a tutti coloro che ti seguono. È importante per me poter parlare attraverso il tuo canale e farvi sapere cosa ci è arrivato dalla parte della Procura di Palermo, praticamente l'ordinanza del GIP. Il GIP è il giudice supremo che ha deciso di archiviare il caso perché troppo tempo è passato. Non si possono individuare gli assassini, ma comunque ha scritto chiaramente che è stato omicidio. Ha preso per buono il colpo alla tempia che Mario aveva, anche perché il perito della Procura di Palermo ha detto che quella ferita era vitale, quindi quando Mario ha ricevuto che quel colpo, Mario era in vita. Quindi il GIP scrive chiaramente che sicuramente una mano assassina ha colpito Mario, lo ha ammazzato e poi lo ha posizionato facendo far intendere alle persone che poteva trattarsi di un suicidio. Certo, per noi è stata una vittoria comunque, anche perché abbiamo dato dignità a Mario. Questi 9 anni di battaglia siamo riusciti finalmente a far venire fuori la parola omicidio. E questo per noi è importantissimo, come è stato importante il fatto che il GIP di Palermo ha escluso categoricamente il gioco autoerotico, come molte persone in Spagna ci hanno sguazzato su questa cosa infangando mio figlio, e ha escluso il fatto che Mario fosse un assuntore di cocaina o di altre droghe, e né tantomeno di alcol, perché l'esame eseguito sui capelli di Mario, che erano 28 centimetri, hanno dato esito negativo. Bene, adesso diciamo che si apre un nuovo fronte, si aprirà il fronte spagnolo, perché noi chiederemo alla Spagna di riaprire il caso. Sarà una battaglia, ma noi abbiamo le spalle larghe. E affronteremo questa battaglia con l'aiuto sicuramente della Farnesina, degli organi competenti, come potrebbe essere il Ministero della Giustizia italiana. Faremo di tutto perché il fascicolo deve essere aperto in Spagna, perché in Spagna vivono, hanno vissuto tranquillamente persone che hanno ucciso mio figlio. Un fattore importante nella ricostruzione di quello che è avvenuto quella notte, ma soprattutto nel momento in cui il corpo di mio figlio è stato ritrovato, è il fatto che la cameriera Vilma Graziella, quando è stata ascoltata durante la rogatoria internazionale dei giudici italiani, lei ha detto che quando ha provato a entrare dentro casa, la porta di casa era chiusa con due mandate. Al che il giudice italiano le ha chiesto: ma era chiuso da dentro, la chiave di Mario dov'era? E lei ha detto: la chiave di Mario era dentro la casa. Quindi chi ha ucciso Mario ha chiuso la porta a chiave e se n'è andato. Ancora, chi ha ucciso Mario aveva le chiavi. Questo è un fatto molto importante perché gli assassini avevano le chiavi di casa. Persone vicino a Mario lo hanno fatto ammazzare o lo hanno ammazzato direttamente loro. Io vi ringrazio perché voi avete creduto in noi, avete iniziato le vostre trasmissioni su Twitter, su questo canale, dandomi la possibilità, quando ancora si parlava di suicidio, quando c'è stata una richiesta di archiviazione. Però siamo contenti del fatto che comunque abbiamo dato dignità al nostro figlio. Ripeto, Mario è stato ucciso, Mario non era un drogato, Mario non ha praticato nessun tipo di asfissia autoerotica. Una cosa importante è che lo ha stabilito il GIP, cioè quella è una parola sacrosanta, è come l'Italia ha stabilito, la magistratura italiana ha stabilito questo, è che nessuno si permettesse di mettere in giro parole contro il GIP perché questo è un reato. Il GIP è al di sopra di ogni altro giudice. Bene, io vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato, per lo spazio, per la vicinanza, perché i vostri messaggi non mi sono mai mancati di solidarietà nei miei riguardi. Grazie a tutti e grazie a coloro che seguono il tuo programma. Un saluto per tutti. Vi ricordo che esiste
su Facebook il gruppo Verità e Giustizia per Mario Biondo. Siamo pronti ad accogliervi tutti. Molti spagnoli seguono la vicenda del caso di Mario, molti spagnoli ci sostengono e vi ringrazio di questo, perché dall'Italia è stato subito facile far capire che si è trattato di un omicidio. In Spagna è stato più complicato, perché purtroppo qualcuno si è permesso di far uscire false notizie su mio figlio e quindi di distruggere la sua immagine. Ma grazie a Dio, grazie ai nostri avvocati e ai nostri periti, siamo riusciti a dare la dignità che merita il mio ragazzo, perché il mio ragazzo era un ragazzo per bene, un lavoratore legato alla famiglia, e niente di tutto quel fango che è stato gettato su di lui era per noi credibile. Grazie a tutti, un bacione e una buona serata.